Signorotti, oggi permettetemi di promuovere tramite un placement un videogioco. Stiamo parlando di Era of Celestials, signori. Vi spiego un attimo quello che è per mettervi quello zuzzicherellello dentro proprio la bocca. Leggo qui testuali parole. La storia. Le orde nemiche imperversano ovunque fino alle porte di Celestial City e la sconfitta si intravede all'orizzonte per l'ultimo bastione dell'umanità. Mentre le tenebre si avvicinano, i celestiali cercano il loro più grande campione per la salvezza, che qua probabilmente saremo noi. Rispondi alla chiamata e imbarcati sul sentiero del Dominatore. Allora, praticamente, signori, questo qua è un MMORPG fantasy, d'accordo? Praticamente potete sbloccare celestiali per provare i loro poteri, praticamente. Partecipare a battaglie PvP. Farsi strada attraverso il sentiero del Dominatore e distruggere il boss per ricevere l'equipaggiamento epico e craftare i materiali. Praticamente ha una grafica 3D davvero davvero molto particolare e immersiva. Io vi invito a scaricare questo gioco tramite il link qui sotto in descrizione se siete curiosi, eccetera eccetera, tanto gratis. Sta per arrivare anche una versione natalizia. Sapete che questi giochi qua stanno molto a tempo con le tematiche, nel senso, quando c'è Natale fanno roba tutta molto natalizia, quindi sta per arrivare anche il Natale. E sempre in descrizione vi ricordo che se userete il codice Celestial otterrete un speciale pacchetto regalo del gioco come reward, che non so bene cosa significa, ma probabilmente voi lo sapete. Quindi, signori, io vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di lavorare con questa società. Spero che il gioco possa trovare delle persone veramente a cui piace. Quindi vi ricordo, link in descrizione, codice Celestial. Grazie davvero a tutti. Signori, mi raccomando, fate i bravi e continuiamo il nostro video. Con i miei capelli veramente che sono incredibili, vi do il benvenuto a un nuovo video del vostro DCK89. Siamo qua su Clash Royale. Signori, subito un bel pollicione in su per il vostro DCK89 che vi porta a Clash Royale. Vi ricordo che faccio live streaming su Twitch, link in descrizione per aggiungermi su Twitch, ragazzi. È gratuito e inizio sempre alle 8:30. Allora, belli miei, il deck è questo qua. Non so se ve l'avevo fatto vedere. Comunque ho messo sempre l'ariete, ho sistemato un po'. Volevo provare a giocarci. Sto a 4, sì, magari 7000. 4781 trofei. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ce la siamo portata a casa, quindi GG per noi. Peccato che voi la partita non l'avete vista, fantastico. Sì, non avete visto la partita perché io sono un cretino. Ho vinto la partita perché non ho fatto di questo. Ragazzi, GG veramente per noi. E tra l'altro, adesso che mi sono ricordato, l'Elgato, questa qua, la devo mettere leggermente più a sinistra perché si vede meglio. Oh, lasciamolo un like. Allora, io la prima partita l'ho vinta. Voi non l'avete vista, ma io comunque l'ho vinta. Era molto bella, sappiatelo. Ma voi non l'avete vista. Quindi Mirko, che monterei questo video, perché questi video li monto io, non li do di certo all'editor. Ricordo di fare cose belle, cioè di fare quel taglio là e di farmi sembrare come un coglione, perché è quello che sono. Allora, ovviamente la sfera infuocata, quando in questi momenti ce n'è bisogno, non ce l'ho. Devo per forza di cose togliermi, per forza di cose, quella roba là. Provo a essere molto aggressivo, se ci fosse bisogno. Ok, una schingragnata gliel'ho data. Gli arcieri mi faranno comunque una bella pulizia là. Cioè, pulizia nel senso che non credo che io debba difendermi per arrivare. Oddio, potrebbe rimanergli in vita questo qua. Quindi per non subire danno potrei fare sicuramente qui, buttare questo, fare un attacco un po' divertente. Potrei sicuramente approfittare di questa bella emozionante cosa per togliergli 3 unità, cioè 2 unità, e fargli danno sotto torre, giusto? Perché tanto lui poi mi tira sicuramente l'orda, mi tira nuovamente quello là che mi farà un male veramente stratosferico, ragazzi. Vedi che comunque poco vado a sbagliare, vado a fare sicuramente così. Però purtroppo, sì, mi vado a difendere, ma rimango sempre con una scarpa e una cravatta, detto così.
Va bene anche perché lui mi è andato a difendere, però questo lo butta, cioè questa è una cosa che lui butta. Cos'è che lui mi... come... vedi, perché non mi ricordo qual è la cosa che mi dà fastidio di lui adesso. Cioè, che cosa mi ferma questo? Ah, i barbari. Mi sembra che c'è i barbari, quindi io questo posso tirarglielo in faccia, metto questi dietro, vado a fare così, che vado a spingere in una maniera imbarazzante tutto ciò. Vado a fare così. Ci sta il suo attacco, però ha sprecato tipo 7, un botto 7, raga. Vado con una cattiveria imbarazzante, di là mi vado a prendere comunque le pizze, non me ne frega niente, non mi interessa di prendere le pizze là. Vado a fare sicuramente così, vado ad andargli in testa. Se quei ragazzi mi toglievano leggermente di più ero proprio contento, raga. Ero proprio proprio contento. Quindi vado a fare così e vado a fare così, così almeno lui, spero, non mi muoia instant. Sì, direi che posso esagerare. Direi che posso e devo esagerare. Direi che posso e devo esagerare. Ma proprio di cattiveria ci devo andare, ragazzi. Ci devo andare di cattiveria. Proprio... devo andare in sovraccarico proprio, cioè gli deve arrivare il mondo a questo Cristiano qua. Vado a pulire così. Ok. Non è male, eh? Non è male. Lui dice che è morto, ma fa benissimo che non è morto lui. Vediamo se riesco a liberarmi di questi tizi qua. Sarà molto difficile. Guarda, voglio fare una cosa un po' particolare in questo momento. Voglio distogliere l'attenzione da sinistra. Vedete lui quanto ha dovuto sprecare per difendersi di là? Un botto, ragazzi, eh. Un botto, raga. Un botto, un botto, un botto. Lui non mi sembra che ha sfere infuocate o... o roba del genere. Quindi gli vado a togliere sicuramente gli arcieri. Oh, bello mio, cioè una certa devi crepacce, eh? Cioè, non è che puoi rimanere in vita per tutta la vita, cioè nel senso, muori, muori, cioè, che dobbiamo fare? Vai giù e muori, cioè nel senso, dai, adesso non stare a rompere le scatole, già stavo a 2 partite vinte, invece adesso è 1 partita vinta, bravo Mirko che tu giochi le partite a full schermo, gli altri si devono inventare la partita, dici, ma che cosa strabiliante, va bene. Va bene, va bene, va bene. Arcieri, domatore ci sta tantissimo. Se io sto tranquillo, perché devo prendere danno. Devo prendere danno. Devo stare tranquillo, devo prendere danno. E provo a rilanciare così. Che comunque la robetta per rilanciare c'è. Non so se ho fatto bene, non so se ho fatto male. Queste cose non le so. Però non mi frega mica niente. Vado dei mini pecca perché l'ho visto e me l'hanno giocato contro. Mi spappano la faccia, mi spappolano. Ah. Potevo tirare una scarica e probabilmente fare una hit in più, ma non ho voluto ingolosirmi perché delle volte quando si perde è perché proprio si diventa troppo golosi. Lui c'ha il domatore, quindi se io gli vado un sovraccarico io. Questa prova sovraccarico ultimamente la adoro. Non so se avete notato. Avete notato la parola sovraccarico? Sì, potevo difendermi, non ho voluto farlo. Non ho voluto farlo. Stesso attacco di prima, perché se lui non si muove da quello, perché mi dovrei muovere io? Cioè, chi se ne frega, giusto? Cioè, che me frega? Vedi, lui ha voluto girare il deck. Qui mi rompe se c'ha la ghiaccio. Se c'ha la ghiaccio mi spacca. Quindi se no io sto tranquillo, mi prendo i miei danni, che me li sono, tra virgolette, meritati. Ma in realtà è stato bravo lui. Quelli non li supporto, ragazzi. Che cosa li supporto a fare? Totalmente inutile supportare quegli arcieri là. Per fare che cosa? Tanto adesso io l'attenzione la devo spostare a destra. Che mi frega a me? Arena da battaglia. Vi ho detto, vado a spostare l'attenzione, ragazzi. Non mi interessa proprio. Vado a spostare l'attenzione. Benissimo. Benissimo, oserei dire. Vado
Vado tutto. Mannaggia. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Due pipistrellini sono andati là dietro giusto per rompergli le scatole. A me sta bene. Sono sopravvissuti gli arcieri. Guardate quel mini pecca che sta là a fare lo schifo. A posto. A posto, raga. Cioè, bam! Proprio esplosione atomica. Questa è stata un'esplosione atomica. Bene. Bene, tra l'altro mi devo soffiare il naso. Potrei fare anche una scureggetta. L'ho fatta mentre ho detto fare anche una scureggetta. Ho questi trick. Aspetta. Apro il baule della corona che magari mi dà un bel rilevamento. E ok, andiamo avanti. Il fattore che giocando si può sbloccare oro, sono sicuro che per chi non shoppa o non c'ha l'opportunità appunto di farlo, vi istiga a giocare, cioè istigherebbe anche me. 10.000 d'oro non so male, parecchie carte le si possono acquistare. Io sì, sono d'accordo. Però mi tocca effettivamente lasciare così. Oddio, lui sta buttando tutto a destra. Cioè il pack mi ha mandato un hit due volte. Tre volte? Stavo quasi lì lì per essere molto molto contento. Poveri arcieri. Prendono delle pizze gli arcieri ogni volta imbarazzanti. Mastino lavico, quindi vado a fare direttamente così. Così lui, se è un pochino stupidino. Ok, andiamo. È stato bravo. Però mi ha sprecato comunque dell'elisir che adesso non ha per difendersi da questo qua. Se io riesco. Cazzo Peppe. Brutta storia. Brutta storia. Bruttissima storia. Quanto sono stato bravo qui. Dai, qua sono stato davvero davvero bravo. Qui sono stato molto bravo. Qui sono stato bravo. Ho avuto un timing molto buono. Adesso io non so lui come possa difendersi un'altra volta da qua. Da queste cose qua. Cioè, nel senso, a me basta che lei deve arrivare là. Poi a me, che tu mi distruggi tutto, a me non me ne frega niente. Mastino e mongolfiera, ragazzi. C'è una combo letale. Una combo letale. E tra l'altro non mi conviene neanche rimanermene di là, perché tanto se mi rifà mastino e mongolfiera di là non riesco a difendere. Quindi me ne devo andare per forza. Per forza di cose. Bravo mini pack. Bravo patato. Ma sei, ma tu sei l'amore grande. Ma tu sei l'amore grande. Tu sei fantastico. Basta. Tre corone. GG. GG per noi, ragazzi. Cioè, matto lui, eh. Lui completamente matto. Secondo me sono tre corone. Secondo me. Poi vediamo un po'. Per forza. Per forza sono tre corone. Ragazzi, sono tre corone belle. Buona fortuna, buona fortuna. Grazie bro, grazie, grazie, grazie mille, grazie, grazie, grazie. 4898 trofei, che direi che non è così male. Signori, 4 partite, 4 vinte, di cui 3 ve ne ho fatte vedere, una me la sono tenuta per me, va bene, non siate golosi. Signori, io spero che l'appuntamento di oggi vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollicione in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento con il vostro CM89. Ciao ciao.